le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu. La nuova Commissione europea aveva dunque una duplice nuova missione. La prima parte di questa missione era quella di riportare il senso dell'Europa, il senso della missione e tradurla in un'azione pratica. La seconda era quella di realizzare l'allargamento dell'Unione per tener conto dei nuovi eventi della storia. La prima parte della missione era la più difficile, la più complessa, proprio perché bisognava riprendere tutti gli aspetti del processo decisionale delle diverse istituzioni europee, il ruolo degli Stati membri, il ruolo della Commissione, il modello organizzativo e, in vista di una nuova organizzazione del modo di lavorare, riformare la struttura e il modo di operare della Commissione stessa, cioè dell'organo di governo esecutivo dell'Europa. Questo significava prima di tutto ribadire le priorità nel campo della politica e organizzare il lavoro della Commissione per ottenere e raggiungere gli obiettivi politici che ci si proponeva. Tra gli obiettivi dominante nella 99-2000 era proprio quello della crescita economica, messa a rischio dalla frammentazione stessa dell'Europa. E allora viene il vertice di Lisbona, in cui si martella su un concetto molto preciso che in 10 anni, cioè entro il 2010, l'Europa deve divenire il fulcro, il punto di forte di riferimento dell'innovazione nel mondo. Cioè l'Europa, il vecchio grande continente in cui era nata la scienza, la tecnologia, era nata la modernità, è superata dagli Stati Uniti, insidiata al nuovo mondo, doveva ritornare ad essere al vertice della modernità e dell'innovazione. Un vertice di Lisbona che ha trovato grandi accordi, un senso anche di felicità, diciamo così, nel porre questi strumenti, di euforia, ma attenzione, in un momento però in cui molti dei paesi partecipanti non erano assolutamente disposti a mettere insieme gli strumenti per raggiungere questi obiettivi. Cioè, da un lato, unanimità nel dire dovremmo diventare il punto di riferimento dell'innovazione mondiale, ma dall'altro lato difficoltà nel mettere assieme risorse e difficoltà nel trovare nuovi processi decisionali fra i diversi paesi. Tanto è vero che a Lisbona trionfò il metodo del cosiddetto benchmarking, parola che vuol dire del confronto, in cui si diceva non stabiliamo nessuna misura obbligatoria nel comportamento dei diversi paesi, non stabiliamo obiettivi obbliganti, ma diciamo soltanto che ognuno dovrà seguire l'esempio del paese più virtuoso. Chiaro che questo approccio ha dei limiti fortissimi e in effetti questo sistema non è stato sufficiente per risvegliare l'Europa. E qui abbiamo la grande contraddizione che nasce a Lisbona. Da un lato propositi molto altisonanti, la Commissione che si evolve, che si rafforza per raggiungere questi propositi,
ma gli stati membri che non concedono né le riforme decisionali che sono necessarie per raggiungere questi obiettivi. Questa è la grande contraddizione in cui l'Europa ha vissuto in questi anni, contraddizione dalla quale non siamo ancora usciti e dalla quale dobbiamo assolutamente uscire nel prossimo futuro.